Nel cuore della Spagna, tra paesaggi, mozzafiato e città intrise di storia, si snoda una rete di sentieri che da secoli attira pellegrini da tutto il mondo. Questi non sono percorsi ordinari, sono i cammini di Santiago de Compostela, intricati fili che tessono un viaggio spirituale, culturale e fisico senza paragoni. Questo video è un invito a immergersi in questo affascinante mondo di pellegrinaggio, esplorando le diverse vie che conducono a uno dei luoghi più sacri del cristianesimo. Da antichi sentieri romani a cammini costieri che si affacciano sull'oceano, i vari percorsi offrono una panoramica unica delle tradizioni, delle culture e delle bellezze naturali della Spagna. Seguire i passi dei pellegrini che si sono incamminati sul cammino francese, il cammino del nord, il cammino primitivo, il cammino portoghese e molti altri, scoprendo i segreti nascosti tra le pietre antiche delle città e i panorami spettacolari delle campagne. Ma questi cammini non sono solo strade fisiche, sono anche percorsi dell'anima. Ogni passo è un'opportunità di riflessione, di crescita personale e di incontro con la spiritualità e storie di pellegrini che, mossi dalla fede, dalla ricerca interiore o dalla semplice voglia di avventura, si sono incamminati per trovare risposte, pace e connessione con qualcosa di più grande di loro stessi. Questo video prova a trovare ispirazione per vivere personalmente l'esperienza di un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Che tu sia un appassionato viaggiatore, un ricercatore spirituale o semplicemente un curioso esploratore, questo video è una piccola guida e informativa sui vari cammini, percorsi che da secoli uniscono gli spiriti di coloro che cercano qualcosa di più profondo nel loro viaggio attraverso la vita. Il cammino francese è un percorso spirituale intrapreso da pellegrini provenienti da tutto il mondo. Il cammino francese è la via più conosciuta e frequentata. Inizia a Saint-Jean-Pied-de-Port, nei pressi dei Pirenei francesi, e attraversa la Spagna settentrionale, offrendo un'esperienza unica attraverso incantevoli paesaggi rurali e città storiche come Pamplona, Burgos, León. Il cammino del nord. Questo cammino parte da Irún e segue la costa settentrionale della Spagna, offrendo viste mozzafiato sull'Oceano Atlantico. I pellegrini attraversano città portuali affascinanti come San Sebastián, Santander, Bilbao e Oviedo, ponti antichi e sentieri costieri, immergendosi nella ricca cultura marittima del paese. Il cammino primitivo. Considerato il cammino originale, il cammino primitivo inizia dalla città di Oviedo e conduce attraverso paesaggi montagnosi e pittoreschi villaggi. Questa via offre una prospettiva più remota e autentica dell'esperienza di pellegrinaggio. Il cammino inglese. Per coloro che giungono via mare, il cammino inglese è la scelta ideale. I pellegrini partono dai porti galiziani di Ferrol o A Coruña, sperimentando una variante meno affollata ma altrettanto suggestiva del pellegrinaggio. Il cammino portoghese. Partendo da Lisbona o Porto, il cammino portoghese attraversa il paesaggio rurale e le città storiche del Portogallo prima di entrare in Spagna. Questo percorso offre un'opportunità unica di esplorare due culture diverse durante il viaggio. Il cammino sanabrese. Questo cammino parte da Granja de Moreruela e attraversa la provincia di Zamora, caratterizzato da vasti paesaggi rurali, antichi monasteri e città medievali. Il cammino sanabrese è noto per la sua tranquillità e spiritualità. Il cammino di Mozarabe. Partendo dalla città andalusa di Almeria, il cammino di Mozarabe attraversa paesaggi desertici e collinari, prima di unirsi al cammino francese a Mérida. Questo percorso offre un'esperienza unica tra le influenze culturali moresche e la spiritualità del pellegrinaggio. Il cammino catalano-aragonese. Iniziando a Barcellona o Montserrat, il cammino catalano-aragonese attraversa i Pirenei e attraversa città medievali e villaggi pittoreschi. Questo cammino è apprezzato per la sua bellezza paesaggistica e le sfide fisiche che presenta. La Via della Plata inizia a Siviglia e segue un antico percorso romano attraverso la Spagna meridionale. Questo percorso attraversa paesaggi variabili, dalla pianura all'alta montagna, offrendo un'esperienza di pellegrinaggio diversificata. Il cammino di Finisterre e Muxia. Una volta raggiunta Santiago de Compostela,
alcuni pellegrini scelgono di prolungare il loro viaggio fino al Cabo Fisterra, il cosiddetto Finisterrae o fine della terra. Muxia con il santuario della Virgin da Barca. Questo cammino aggiuntivo offre riflessioni aggiuntive e una conclusione simbolica al pellegrinaggio. Buen camino, peregrino.